Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi del poco invidiabile primato della provincia di Foggia ai primi posti della classifica nazionale dell'indice di criminalità. Ne abbiamo parlato con il vice capo della polizia Vittorio Rizzi in Puglia per l'inaugurazione del commissariato di Putignano. L'intervista è di Maria Grazia Lombardi. La Puglia è tra i primi posti in Italia per le estorsioni, soprattutto nella zona della Capitanata. Durante la pandemia c'era stato un calo di crimini, anche di microcriminalità. Qual è la situazione oggi? Allora, sicuramente determinati reati predatori e determinati reati anche odiosi come le estorsioni sono reati ancora presenti, ma devo dire che l'azione di contrasto porta a un andamento costantemente decrescente. L'allarme in questo momento, ed è un allarme per la Puglia ma è un allarme per tutta l'Italia, sono l'universo del cybercrime, soprattutto di alcuni reati che si commettono in rete, per le quali un po' in tutta Europa e non soltanto in Italia c'è un grande allarme tra le forze di polizia. Cosa risponde a quei sindaci che descrivono cittadini sfiduciati di fronte a giovani criminali che desiderano affermarsi nei territori? Allora, la manifestazione criminale dà sempre un sentimento di disagio e quindi è comprensibile il sentimento di disagio, ma lo Stato è lo Stato, non si arrende a nessuna forma di criminalità, non lo dico io, lo diceva Falcone in una delle sue ultime interviste. L'organico quindi è sufficiente a fronte di questi obiettivi? Se lei mi chiede se l'organico è sufficiente, un po' da sempre gli organici si valutano un po' al di sotto di quella che è la sufficienza, ma noi siamo abituati a farcela con le forze in campo.